Totti Soccer School e Città di Cerveteri si affrontano per la 10ª giornata del campionato giovanissimi regionali. I padroni di casa di Mister Ponziani scendono in campo con Longo tra i pali, Fele, Guagliano, Ferrante, Fincato in difesa, Pellegrini, Petracchini e Del Grosso a centrocampo, D'Angelo, Verdi Rosi e Costenaro in attacco. Rispondono gli ospiti di Mister Calcagni con Caruso tra i pali, Mimmucci, Costantini, Moroni e Paolini in difesa, Moretti, Fusser, Bonaventura e Stoica a centrocampo, Verna e Albenzi in attacco. I primi squilli verso la porta avversaria portano la stessa firma. In rapida successione, Del Grosso ci prova con due tiri insidiosi. In entrambi i casi, il portiere ospite Caruso si distende e fa sua la sfera. Anche Petracchini tenta la botta dalla distanza, ma senza inquadrare lo specchio. L'equilibrio si spezza al 19esimo, quando Pellegrini si incunea in aria dopo uno slalom gigante e la coppia Paolini-Costantini lo tocca, come possiamo rivedere da questo replay. Per l'arbitro è calcio di rigore e dagli 11 metri Petracchini non sbaglia, mettendo a segno il secondo centro di fila dal dischetto, dopo la rete in casa della Fonte Meravigliosa. Il Città di Cerveteri rischia di capitolare poco dopo, ma deve ringraziare il proprio portiere, autore di una super parata sul tiro di Del Grosso. Dal corner è poi lo stesso Del Grosso a raccogliere una corta respinta e spedire sul fondo con il mancino. I padroni di casa insistono e raddoppiano al 24esimo. Il solito Del Grosso scodella al centro, Guagliano neanche stacca e di testa riesce ad indirizzare il pallone all'angolino. Fusser prova a scuotere i suoi intorno alla mezz'ora, ma il suo tentativo è telecomandato. Prima di andare al riposo, bella incursione di Fele e coraggiosa conclusione di Pellegrini poco dopo. Entrambe le chance non sortiscono l'effetto sperato. Il leitmotiv non cambia nella ripresa. Dopo appena un giro di lancette, il mancino di Del Grosso va a fil di palo. La squadra di Calcagni ha una ghiotta chance per accorciare all'ottavo, ma la mira di Albenzi è da dimenticare. Ponziani decide di inserire Mossini e raccoglie i suoi frutti. Se il nuovo entrato viene prima murato da Mimmucci al momento di calciare e poi trova sulla propria strada Caruso, reattivo nel respingere il suo colpo di testa ravvicinato, non perdona. Al terzo tentativo raccoglie l'assist di D'Angelo e al volo gonfia la rete. Mossini cala il tris al 15esimo e mette al sicuro la vittoria. Gli ospiti non alzano però bandiera bianca e anzi al 23esimo accorciano le distanze. È Fusser a correggere in rete la punizione di Bonaventura e a riaccendere l'entusiasmo dei suoi. Ma è solo un'illusione, perché al 30esimo il risultato cambia ancora una volta, ma ora definitivamente. L'arbitro giudica irregolare il contatto in aria tra Moroni e Mossini e assegna il penalty. Dal dischetto lo stesso Mossini è perfetto e si regala la gioia della personale doppietta. L'ultima emozione è ancora di marca giallorossa e arriva dai piedi di Capitan Ferrante, che in pieno recupero sfiora la traversa con un bolide su punizione. Finisce 4-1 alla Longarina. Dopo tre pareggi di fila, la Totti Soccer School torna alla vittoria in casa dopo un digiuno durato oltre un mese.